Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo della possibilità di avere una carriera lavorativa che in qualche modo è limitata data la presenza del diabete e vedremo eventualmente il perché, oppure vedremo perché no. Questo voi avrete ricordato che io mi chiamo Emanuele, sono studente di medicina al quarto anno, ho il diabete da quasi 20 anni e nonostante questo ho fatto attività sportiva agonistica per tanti anni fino ad essere scelto poi per una squadra professionistica, che già qui dovrebbe darti qualche suggerimento. Ti ricordo che su questo canale puoi trovare una serie di video a tema diabete, come migliorare le tue glicemie, video che spiegano meglio il funzionamento di alcuni sensori, video che invece ti spiegano quali allenamenti sono più indicati o cosa fare per sistemare alcuni periodi di glicemia durante attività fisica. Abbiamo parlato di diabete e carriera lavorativa. La risposta è no, non inficia in nessun modo e non vedo perché dovrebbe in qualche modo inficiarne, e il motivo è molto semplice. Il motivo è che qualora si avesse la terapia corretta di diabete, si vive esattamente come una persona normale, per cui se vivi come una persona normale non sei in nessun modo inficiato o comunque deficitario rispetto ai tuoi colleghi che, se vuoi, sono sani. Detto questo, certo ci sono delle limitazioni, e quelle sono limitazioni date dal mancato controllo, e con controllo intendo mantenere all'interno dei range validi le glicemie. E quindi se uno ha picchi o in alto o in basso, quindi iper o ipoglicemici, ecco che lì le cose cambiano. Ora, non sto parlando del caso magico in cui uno ha sempre 120 e basta, che mangi, che non mangia sempre 120, ok? Non sto parlando di questa cosa qua, sto parlando di un caso in cui comunque certo c'è qualche picco qua e là, però nel contesto la glicemia tutto sommato è giusto, c'è una glicata che non fa schifo e quindi tutto sommato è mantenuto sotto controllo la malattia. Questa è la condizione in cui parlo. Dopo verrò a parlare anche della mia e se a me ha creato problemi. Per quanto riguarda quindi la possibilità di avere limitazioni, abbiamo detto no. Io sono studente di medicina, per cui vuol dire che non per vantarmi, ma comunque medicina è una facoltà complessa in cui bisogna sbattersi molto e c'è tanto da studiare. Per cui se sono arrivato al quarto anno e ho finito tutti gli esami, vuol dire che perlomeno qua non è tutto da buttare, anche se può sembrare. Per cui non ci sono limitazioni dal punto di vista del cervello, come si dice alle mie parti. E per quanto riguarda invece le mie esperienze personali, io ho raccontato, e c'è il video su YouTube, di come ho perso un campionato italiano, e così come c'è il video di quando io ho raccontato di quando l'ho vinto il campionato italiano, perché io sono stato campione italiano nonostante avessi diabete, ma l'anno dopo poi per colpa del diabete ho perso il campionato italiano. Questo è legato alle condizioni di stress che mi hanno condizionato, mettendo quindi iperglicemie, e non mi hanno permesso di rendere al meglio. Comunque trovate il racconto di quella gara qui sul canale. Nonostante questo, poi io sono stato scelto per una squadra per fare prima uno stage e poi proprio essere nella squadra dei professionisti, nonostante io fossi, vabbè, diabetico, e il mio sport era il ciclismo, quindi uno sport di resistenza. Qualora semmai fosse uno sport anaerobico, le cose sarebbero un pelo diverse, perché comunque ho già fatto 1000 video per spiegare la differenza tra sport aerobico e anaerobico e la risposta che l'organismo ha in base ad esso, per cui non mi metto a spiegarla qui. In linea di massima, diabete uguale meglio sport aerobico, diabete invece sport anaerobico, non è tanto buono, però ci sono dei video, andatevi a vedere quelli che spiegano bene il perché, e ne ho fatti anche diversi su questo tema. Per quanto riguarda poi il rapporto con i colleghi, basta essere sinceri sin dall'inizio e dire: guarda, ho questa condizione, sono in grado di autogestirla, e spiegargli ovviamente che cos'è il diabete e quali sono le sue implicazioni. Nell'immediato non dovete scrivere che se, cioè non dovete spiegare che se per 20 anni non vi curate vi amputano il piede. No, questo non è questo l'interesse vostro. Il vostro interesse è di: guarda, a volte se mi vedi un po' questo svarionando, magari la glicemia bassa, magari la glicemia alta, e basta un fischio, e voi vi un attimo vi controllate, intanto misura la glicemia e dice: ah sì, è vero, cavoli, ho la glicemia alta, cavoli, è vero, la glicemia bassa. Per cui anche questo. E loro sono i primi a rendersene conto e avere tutto interesse nel fatto che voi state bene, soprattutto i vostri datori di lavoro, visto che vi paga. L'unico aspetto su cui impatta veramente è lo stress, in quanto ci sono diversi studi che testimoniano come i soggetti diabetici siano generalmente più stressati, e questo stress è dato appunto dalla gestione delle glicemie, della terapia e quindi della malattia del diabete. Perché ci sono variazioni che magari sarà capitato a tutti di guardare il glucometro e dire: ma com'è possibile, cavoli, ho mangiato perfettamente, ho fatto la conta perfettamente, tutto giusto, l'insulina è giusta, è nuova, è appena tirata fuori dal frigo, non ha problemi e così via.
eppure non funziona. Oppure non funziona, oppure la glicemia è andata alta lo stesso, oppure la glicemia è andata bassa lo stesso. Sarà cambiato tutto sicuramente, e questa cosa è molto frustrante e la capisco. A proposito di ciò, ho appena registrato un video in cui parlo di come ho avuto per un mese glicemie che erano tutte su e giù e di come le ho sistemate invece recentemente, per cui eventualmente vi lascio quel video lì per vedere meglio. Avete magari degli impegni urgenti a lavoro che con una determinata scadenza, delle pratiche da sbrigare con determinata scadenza, e invece, e quindi può essere magari una condizione stressante che si trascina magari anche al di fuori dell'orario di lavoro. Sicuramente è una questione a cui tenere conto e comunque a cui fare riferimento durante un percorso. Questo non vuol dire che siate comunque limitati nella scelta di quello che potrebbe essere il vostro lavoro, ma comunque sapere che questa cosa effettivamente c'è, esiste, e quindi si può prendersene cura avendo quindi una serie di attenzioni o comunque una serie di misure preventive, magari attività fisica, banalmente, magari una buona quota di socialità, magari se invece è una cosa più profonda l'ansia, parlarne con una persona preparata e affidabile, come ad esempio un psicoterapeuta, piuttosto che con il vostro dietologo che saprà dare tutte le risposte che voi cercate. Siamo arrivati alla fine del video, io tutto quello che ti dovevo dire, ti ricordo che sul canale quindi trovi una serie di video a tema diabete, quindi dal gestire glicemia allo sport, passando fino ai sensori, quindi cose di tecnologia e farmaci che potranno essere utilizzati anche in futuro per la gestione delle glicemie. Io tutto quello che ti dovevo dire e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!